Allora, oggi è stata una giornata particolare perché avevamo un programma che non abbiamo potuto rispettare perché sulla strada abbiamo avuto qualche inconveniente. Siamo partiti questa mattina alla buon'ora da Liuku ed eravamo diretti a Gongshan. È una strada questa che costeggia continuamente il fiume Nujiang. E all'altezza di Fugan abbiamo trovato purtroppo un incidente stradale, era crollato un pezzo di montagna, insomma morale abbiamo dovuto fare retromarcia, ritornare indietro, però abbiamo quindi deciso di salire la montagna e siamo arrivati in questo bellissimo posto dove stiamo degustando questo ottimo tè. Qui siamo a Lao Muden, un piccolo villaggio sulla montagna, circondati da una bellissima piantagione, insolita perché siamo a quasi 2200 metri di altezza sul livello del mare, ma siamo circondati da questa piantagione di tè, Gechi Shou Shou, che significa alla salute. Ah, ok. Ora, molto gentilmente ci hanno offerto il tè e noi per contraccambiare abbiamo portato i nostri classici biscottini del mercante. E non faccio la pubblicità, ma tutti indovineranno di che cosa si tratta: un pochino di crema spalmabile al cioccolato e che è stata apprezzata da tutti gli amici che sono qua intorno a noi. Quindi abbiamo visitato questo giardino bellissimo e ci hanno illustrato l'utilizzo di tutte queste bellissime piante medicamentose. Lui le coltiva, è molto orgoglioso del suo giardino privato, piccolo ma contiene tutte le specialità, dai funghi alle foglie, ai fiori, al muschio e quant'altro. Tutto viene utilizzato per la medicina tradizionale cinese. Lo strumento tradizionale si chiama tapia. Yeah, ok. In compagnia del nostro nuovo amico, il signor Zhu Lin, proprietario di questo albergo di montagna. Siamo a 2200 metri, nella regione dello Yunnan, e lui è il detentore della cultura, ed è il divulgatore della cultura Nu. E adesso lui ci racconterà alcune cose, nella sua lingua naturalmente, e io poi cercherò di tradurre quello che lui sta dicendo. Ci ha detto, ci ha spiegato che l'etnia Nu prende il nome e dà il nome al fiume Nu che passa sotto di noi, alla valle di questa montagna, ed è per questo che l'etnia ha questo nome. Allora.
la cultura e la popolazione Nu è una popolazione, è una cultura molto rara nella Cina, e lui si sta occupando di mantenere inalterata questa cultura nel tempo per poterla trasmettere in futuro, e questo sia attraverso gli abiti tradizionali e anche attraverso gli strumenti tradizionali, la musica, le canzoni che raccontano la vita e la storia dell'etnia Nu. Non è scritta e quindi viene soltanto raccontata. Per questo motivo le canzoni sono importanti, perché permettono di trasmettere la loro tradizione, la loro storia, e perché la cultura e l'etnia Nu è una etnia di persone molto coraggiose. Ci troviamo in compagnia della nostra amica che si chiama Wu Aiten e che svolge anche per noi il ruolo di guida in questa regione che lei conosce molto bene, perché è esattamente di qua. La vediamo adesso vestita in abito tradizionale, e la particolarità di questo abito, a parte i colori bellissimi, è costituita da questo copricapo con questi bottoni che sono fatti di una pietra locale, ma che in passato erano utilizzati come moneta, quindi era la loro moneta di scambio commerciale. Questo piccolo centro abitato si chiama Giuzelò. Qui alle nostre spalle vediamo questo edificio e gli edifici circostanti, che sono stati costruiti durante il periodo della rivoluzione culturale. Okay. 就后面看到以前的建筑是本来是当一个档案，就政府还没搬走的时候，就74年之前，然后74年之前以后呢，以后那个我们这边的那个州府搬到了六库那里，但是现在还是保留着，86年的时候必将县城这个才废除了，废除了还，但是这边还是这个还是保留着，现在呢，他们想废屋利用，把它搞成一个怒族的一个博物馆，所以就现在就我们所看到的怒族博物馆，也就是支子楼的一个。 Quindi ha spiegato praticamente che questo è il palazzo di giustizia costruito nell'epoca della rivoluzione culturale. Ora vediamo raffigurata l'immagine del presidente Mao, e qui venivano denunciati coloro che erano contrari al regime di quell'epoca.
Questo sentiero che stiamo percorrendo a bordo di questo fiume è l'antica via carovaniera del tè e dei cavalli. In pratica succedeva che il tè veniva portato nel Tibet, percorrendo questo sentiero si arriva fino nel Tibet, portavano il tè nel Tibet e riportavano i cavalli tibetani in Cina. Quindi una via molto importante, molto antica. La rotta commerciale si dirigeva diritta verso nord, parallela al confine con la Birmania. Arrampicandosi verso i valichi del Tibet e scendendo poi di monastero in monastero fino alla città di Lhasa. A volte le merci proseguivano fino all'India o al Nepal. Il percorso si snoda lungo la valle dove scorre una parte del fiume Nujiang, stretti tra le inaccessibili pareti dei monti Engduan, circondati da vette che molto spesso superano i 4.000 metri di altezza. I villaggi che si incontrano sono popolati da etnie Lisu e Nu, gli aborigeni del distretto che si insediarono circa 1.000 anni fa. Il popolo Nu vive principalmente nella prefettura di autonomia Lisu di Nujiang, nel nord-ovest della Cina, ai confini con il Tibet. Si tratta di una regione di alte montagne attraversate da fiumi. Il Lankang, nome cinese del Mekong, e il Nujiang, che significa fiume arrabbiato. Vivono in case di bambù e si dedicano all'agricoltura, alla caccia e alla pesca. Le religioni praticate sono il buddismo tibetano oppure l'animismo tribale. Alcuni si sono convertiti al cattolicesimo. Esistono anche comunità tibetane che si sono insediate in modo lento ma costante, tant'è che nel 1782 erano infatti i tibetani a governare il distretto. Questo viaggio nello Yunnan è stata un'esperienza molto interessante, non priva di difficoltà, soprattutto quelle dovute alla lingua. Tuttavia mi ha permesso di conoscere una Cina lontana dalle diffuse convinzioni occidentali che ho scoperto non essere corrispondenti alla realtà. Per questo sto già pensando al prossimo percorso sulle rotte del commercio e dei mercanti dell'antica Cina.